Nel rapporto 2018 di Abilab, che è il consorzio che si occupa dell'innovazione per ABI, che è l'associazione dei bancari italiani, sono stati dati un po' di numeri anche sul fintech italiano. Ebbene, riassumendolo in una battuta, potremmo dire che mentre in Europa si pensa a come spenderli i soldi con il fintech, in Italia pensiamo a come chiedere soldi attraverso il fintech. Sono oltre 70 le piattaforme di crowdfunding italiane, mentre sono più di 350 quelle europee che si occupano di payments, di pagamenti digitali. Più della metà delle banche, il 53% di quelle che hanno risposto al sondaggio che è stato sottoposto da Abilab, hanno detto che stanno lavorando in realtà per aggiornare le loro piattaforme interne di pagamenti, per creare delle app sempre più veloci, sempre più sicure soprattutto. E sempre secondo i dati diffusi da Abilab, cresce anche il settore del trading. Non è un caso che se da un lato crescono le ICO, le initial coin offering che vengono fatte sul mercato dei Bitcoin, dall'altro la finanza tradizionale ha bisogno anche di innovare le sue piattaforme. È un mondo molto in crescita, di criptovalute ne sentiamo molto parlare, soprattutto lato di raccolta, quindi per contenere anche il fenomeno delle ICO giustamente bisognerà cercare di creare delle piattaforme ad hoc sul lato della finanza tradizionale. Se volete restare aggiornati, c'è il Fintech 5 ogni lunedì mattina sul sito aldopecora.it, iscrivetevi al canale YouTube e non ci perdiamo di vista.